contrasto, questo era il Salvini che avevamo promesso di far ascoltare, è polemico, ma abbiamo, diciamo, del caso e dello scontro abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, però vorrei cominciare con il professor Nicola Rossi, economista, a chiedere se però questa storia del catasto che è in una delega, quindi sarà riformato, però questo non avrà effetti, e però i giornali, soprattutto di area di centrodestra, mi riferisco al, eccolo qui, al Tempo per esempio, o anche al Libero e anche il Giornale, che scrivono da Draghi bomba sulla casa, i tassatori ci riprovano, insomma, se in realtà è un per ora non avrà riflessi sulla casa e se effettivamente è la riforma dirompente, potrebbe essere, che sembra, che Salvini sembra prefigurare. Buongiorno innanzitutto, ma per la verità, diciamo, il Presidente del Consiglio ha detto la verità, nel senso che ha detto chiaramente che questa revisione del catasto non avrebbe conseguenze pratiche dal punto di vista della tassazione, perché esplicitamente la norma prevede che non si applichi ai fini della tassazione della casa. Quindi da questo punto di vista il Presidente del Consiglio ha detto le cose come stanno. Il punto è un altro però. Questa è una norma di carattere pressoché interamente statistico informativo e non mi è chiaro, detto con franchezza, perché mai una legge delega di riforma, di revisione del sistema fiscale debba contenere una norma di carattere statistico informativo che potrebbe trovare posto in qualunque provvedimento all'esame del Parlamento. Quindi se è lì, evidentemente è perché in qualche maniera, dopo 5 anni, quale che sia, ma si intende effettivamente dargli un contenuto concreto, diciamo, altrimenti francamente non riuscirei a comprendere il perché debba trovare posto in un provvedimento di questo genere. E da questo punto di vista, diciamo, questa vaghezza onestamente non aiuta. Però vorrei segnalare, guardate, è una vaghezza che riguarda l'intero provvedimento. Il Presidente del Consiglio ha detto giustamente è generica ed è una scatola vuota. Io non so se la politica si stia rendendo conto di quanto sia una scatola vuota. Faccio un esempio per chiarezza. Tutto il dibattito sulla riforma fiscale è ruotato intorno a 2 ipotesi estreme. La flat tax da un lato, la progressività continua alla tedesca dall'altro. Bene, se fate un po' di attenzione, leggete attentamente il contenuto del disegno di legge delega, ambedue le ipotesi potrebbero essere coerenti con questo disegno di legge delega. Ora, francamente, onestamente, mi sembra un grado di genericità forse un pizzico eccessivo, diciamo. No? Ma un grado di genericità, diciamo, è consentito perché questa legge delega in realtà non è una delle riforme essenziali, la riforma del fisco non è una delle gambe del PNRR? Può anche essere questo, però il mio problema è un altro, e cioè... Però se il fisco, dice lei, se il fisco deve essere però riformato in Italia, allora... No, diamo come dire, un altro esempio per chiarire. Sull'IRAP si parla solo di superamento dell'IRAP. Ora, io non credo che il superamento in sé sia un criterio direttivo di una legge delega così come lo concepisce la Costituzione. Ecco, tutto qua. Mi sembra veramente, diciamo, un grado di genericità che va oltre il dovuto da questo punto di vista. Per certi versi, se dovessi dare una lettura a questo disegno di legge delega, gli darei la seguente, e cioè mettere in condizione il prossimo governo, qualunque esso sia, di scrivere la propria riforma del fisco italiano. Non come so se fosse una specie di preliminare di struttura, poi, però che lascia aperto. Insomma, mi sembra molto interessante. Posso dire? Certo, arrivo proprio da lei, perché mi sembra molto interessante che metta un po' il dito nella piaga Nicola Rossi.